Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare il firmware BLLM negli ESC BLLS. BLLM rientra nella categoria dei cosiddetti custom firmware, ovvero quei firmware che continuano lo sviluppo BLL nonostante il supporto ufficiale sia terminato con la versione 16.7. Come abbiamo visto, diversi programmatori hanno continuato a lavorare su BLLS introducendo nuove caratteristiche, come il supporto agli RPM filter tramite il bidirectional D-Shot e una frequenza PWM di 48 e 96 kHz. Qui sul canale abbiamo già visto JESC, BlueJay e Jazz Maverick. BLLM è proprio l'evoluzione di quest'ultimo, che tra i vari custom firmware era risultato essere il più controverso. Tuttavia questa nuova versione ha riscosso pareri positivi della community ed è risultato essere un firmware valido quanto gli altri. Anche se in linea di massima consiglio BlueJay, possono esserci dei casi dove questo non sia la scelta migliore. Infatti le combinazioni di ESC, FC e motori possono essere tante, e magari un firmware può risultare più valido di altri in un particolare setup. Per questo motivo quindi oggi vediamo BLLM, che può essere una valida alternativa se uno degli altri custom firmware vi dà problemi come motori caldi o un volo instabile. Come sempre, quando si parla di aggiornamento ESC è obbligatorio rimuovere le eliche. Questo perché sarà necessario collegare la batteria e non si sa mai che i motori potrebbero avviarsi casualmente alla massima potenza e senza nessun preavviso. Iniziamo quindi scaricando il BLLM Configurator. Lo troviamo su GitHub a questo indirizzo che vi lascio in descrizione. Per sistemi Windows scaricate questa versione. Una volta scaricato e installato il configurator ci apparirà questa schermata, quindi dopo aver rimosso le eliche e collegato la batteria posso cliccare su connetti. Quindi faccio read setup. A questo punto dunque posso procedere all'aggiornamento firmware cliccando flash all. Su ESC è molto importante lasciare il target rilevato dal sistema, quindi qui lascio così. In version troviamo le varie revisioni firmware: 16.7 BLLS ufficiale, 16.71 BLLM beta, 16.9 BLLM stabile. Io sceglierò la versione 16.9 stabile, che è quella che vi consiglio di usare. Si trova anche la 16.71 beta, che è una versione che in ogni caso si è dimostrata funzionare bene. Infine, nell'eventualità che abbiate problemi con BLLM, è possibile ritornare a BLLS usando questo stesso configuratore. Basterà scegliere il firmware BLLS Official 16.7. I passaggi da fare sono sempre gli stessi, in fondo si tratta di un normale aggiornamento firmware degli ESC. Ok, dopo aver scelto 16.9 posso cliccare su Flash. Molto bene, l'aggiornamento firmware è iniziato. In questa fase vi sconsiglio di muovere il modello alla scrivania per evitare che si perda la comunicazione col PC. Se la connessione si interrompe durante l'aggiornamento firmware potrebbe essere un vero problema e potreste trovarvi un ESC col firmware danneggiato o corrotto. Ok, come vedete tutti e quattro gli ESC sono stati aggiornati in sequenza. A questo punto quindi vediamo le impostazioni. La prima cosa sulla quale vale la pena soffermarsi è la frequenza PWM, dove possiamo scegliere tra 24, 48 e 96 kHz. In generale scegliamo i 96 kHz per droni sotto i 3 pollici, tuttavia visto che si tratta di una frequenza particolarmente alta, se scegliete 96 kHz prima è sempre meglio fare qualche lipo di prova, per vedere che non ci siano comportamenti strani come motori caldi o un volo instabile. Per droni da 3 pollici in su, 48 kHz in genere è la scelta che dà le prestazioni migliori. Anche qui comunque qualche lipo di prova non guasterebbe farla. 24 kHz è una scelta piuttosto sicura che dovrebbe andare bene con tutte le misure di eliche. Sceglietela come ripiego se proprio 96 o 48 kHz non dovessero andare. Per questo modello scelgo i 48 kHz. Quindi faccio Write Setup per salvare l'impostazione sugli ESC. Il resto dei settings vanno bene come sono, quindi potete lasciarli tutti così come li vedete. Ovviamente dovete verificare il senso di rotazione dei motori selezionando la rotazione corretta in base al setup del vostro modello. Sul configuratore abbiamo finito, possiamo cliccare su Disconnetti.
Ok, a questo punto i nostri ESC sono compatibili con il bidirectional di Shot, che ci permetterà di attivare gli RPM filter su Betaflight, feature praticamente obbligatoria che garantisce ottime prestazioni e un volo più preciso. Come ho detto in precedenza, BLLM è uno dei vari custom firmware. In descrizione vi lascio gli altri tutorial che ho realizzato se volete vedere delle alternative come JESC o BlueJay. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.